Nuvole sempre più nere sulla situazione delle autostrade. Ieri un confronto durissimo in Commissione Ambiente e Lavori Pubblici della Camera. È scontro tra Strada dei Parchi e Governo. E il vicepresidente di Strada dei Parchi, Mauro Fabris, è stato durissimo. Lasciati soli e senza strumenti. È questa in sostanza la loro posizione. La premessa è che il PEF, il piano economico finanziario che dovrebbe consentire la messa in sicurezza, è scaduto nel 2013. Il concessionario declina ogni responsabilità. Nell'ora e mezza di confronto, Fabris ha ribadito più volte la loro posizione. Senza mezzi termini ha detto che non sono più disposti ad operare in una situazione di rischio e precarietà. Una situazione di stallo sia per il PEF che per la situazione dell'aumento delle tariffe, con il rischio di stangate dal 1 luglio. Per ora gli aumenti sono bloccati. Il tema però è anche l'eventuale rescissione della concessione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha ammesso tramite Felice Morisco di voler avviare la pratica per riprendersi a 24-25 per inadempienza di Strada dei Parchi, che invece dice di aver inviato proposte di accordo senza mai avere risposte. L'audizione a Roma era stata chiesta dalla deputata DEM Stefania Pezzopane. Nel proporre l'audizione dei soggetti in campo io mi aspettavo che il Ministero ci indicasse una strada, purtroppo non l'ha indicata, e quindi sono tornata a chiedere nel dialogo un tavolo di confronto tra Ministero e Società dei Parchi e gli altri soggetti in campo. Non è possibile che la fine di giugno si avvicina inesorabilmente e non c'è ancora una proposta. Il Partito Democratico è riuscito, grazie a un mio emendamento che passò nel decreto sisma con la ministra De Micheli, a bloccare gli aumenti delle tariffe per 2 anni. Poi c'è stato un altro emendamento che l'ha bloccato fino a dicembre. Quando invece abbiamo dialogato per fare un'azione definitiva di blocco delle tariffe, il Ministero si è incagliato soprattutto perché non viene approvato il PEF. Ora le responsabilità della società sono in capo alla società, ma è il Ministero che deve approvare il PEF, e quindi bisogna fare in modo che si mettano d'accordo e che questo PEF, piano economico finanziario, venga approvato. I toni sono molto accesi. Strada dei Parchi accusa il governo di avere un atteggiamento irresponsabile. Il PEF, operazione da 6,2 miliardi di euro, allungherebbe la concessione in scadenza del 2030 e andrebbe a calmierare le tariffe che dal 1 luglio aumenteranno di oltre il 34%. A difendere gli interessi dello Stato, Felice Morisco, responsabile direzione generale strade e autostrade. Per lui, invece, il ritardo accumulato per l'approvazione del PEF dipende dal fatto che le proposte di Strada dei Parchi erano troppo onerose e sbilanciate, mentre la bozza a cui lavora il commissario fiorentino prevede che le opere di messa in sicurezza siano realizzate dallo Stato tramite un commissario per la gara. Situazione insomma tutt'altro che facile e definita.